E quindi buonasera, benvenuti, bentornati. Bentornati, ma soprattutto ciao. Ma ce le aveva le mutande? È vero, ditecelo nei commenti. Pants, 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 pants. E comunque, per chiunque guardasse questa prima parte in un past o su YouTube, come ricorda, come ricordano quei due calvi là sotto, vi ricordo che se volete partecipare, buonasera Giulia, volete partecipare o avere contatto con noi al di fuori della live, abbiamo un canale Telegram. Se volete entrarci, avete due metodi: uno, fare la sub al canale; due, essere VIP del canale. Per essere VIP del canale, così come ha appena fatto Giulia, basta usare i punti canale e appunto accedere a essere VIPs, e vi dà l'accesso al nostro canale Telegram per un mese. Ovviamente, siccome noi siamo poveri, meglio se fate la sub. Bene. Scrivi Giulia per vedere se andrà tutto bene. Quindi, cioè, oddio, in realtà te ci scherzi, ma alla fine, ragazzi, la tavola bisogna metterla anche noi. Grazie, la bollinata UOL non si paga da solo. Cioè, Giulia, bigo bigo, diritti. Fammi indovinare, Andrea, i fratelli Kemp sono in live. Chi l'avrebbe mai detto? Dito in culo. Sì, hai un dito in culo. Visto il culo. Ah. Ci vanno a vedere? Vai. Adesso si fa la live con noi che si guarda noi in live. Certo. Sì, proprio che altro mi immagino, sai cosa di sentirsi in cuffia a manetta? Ma l'hai bannata, Giulia? No. Per un attimo mi è mandato in crisi, non farlo mai più. Pipipipipipi. Vego, vego, vego. Piri. Abbiamo reame. Reame che fa la sorte, dalla sorte dipende da morte. Allora quanto ci vorrà prima che la aggiorni? Okay. Giulia? Non ho mai capito perché Wally ci vuole tipo 3 anni per aggiornare l'aspetto del tuo personaggio. Guarda che qui che cazzo. Ho mandato io stamattina. Va bene. Ti ho detto, vai, mettete un nuovo V. Allora, noi stavamo facendo... E fa queste cose qui. Intanto non so se vuoi fare prima quella di Oculet o addestrare gli avvizziti. Ah, facciamo quelli degli avvizziti. Mai giuro, l'abbiamo persa. PT. Fatto? Ah, ok. Giulia, più che altro che ti sarà chiamata. Ok. Mi aveva chiamata? Ah, ok. No, che per un attimo ci sono. Giulia, hai detto. Quindi era tutto a posto. Che hai detto l'ultima volta c'era problemi. A parte che anche quello, no? C'è un negozio che vende animali e non sai prenderti cura dei tuoi animali. Quanto puoi essere figlio della merda? Al potere della magia. Questo te lo ricordi come si fa? Punto un coso e lo picchi. No, sono delle sferette che vedi galleggiare sopra il mare vile, cioè il liquido vile. Te li lanci la sferetta e loro devono assorbirla. Che avete chiesto? Sì, sì, tutto ok. Sta bene. Cosa possono fare. Era malnutrita. Gliel'avevo dato. Cioè, ok. Sì, 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 quello ho chiesto però. No, più che altro se avevamo messo bene.
No, perché siccome hai riscattato il VIP. I cristalli vincolano qui il potere della legione. Dovremmo scoprire cosa possono fare gli avvizziti contro di loro. Quelli. Noi praticamente creeremo dei Demon Hunter avvizziti. Sì. Che bella cosa allucinante che comunque questi sono sempre elfi, cioè nel senso, fa un po' tristezza. Cioè trattarli in questo modo. Stamani era sulla ruota. E nulla, mi metto a studiare da lunedì per un corso da guida dei boschi, visto che il servizio civile nazionale mi è andato male. Ok. Sì, ti sembra adattarsi molto bene. Ho visto abbastanza. Credo di poter attenuare l'effetto della magia vile sugli avvizziti. Vai al congegno delle anime e io ti manderò dei nuovi soggetti. Le tue scoperte saranno molto utili, Saravan. Fatti strada verso il congegno delle anime e usa le tue nuove armi per smantellare il soggetto di potere. Okay. Druida forever. Ma scusa, vieni in Toscana. Cioè, sei in Toscana, no? Vai a vivere con i come si chiamano, i folletti? Gli elfi. Gli elfi. Perché sì, sembra assurdo, ma i boschi fanno tanto per chi soffre di ansia e depressione. Sì, ti distraggono più i nervi. Cioè, è come la meditazione. Continuerò a perfezionare il mio lavoro per il prossimo passo. Andrea ha una baita in montagna, ci vado tutte le estati. I nobili oscuri esiliati sono prigionieri della legione. Liberali prima che vadano incontro a un terribile destino. Mi sbatto. Hai una baita dove ci sono gli elfi? Perché? I fricchettoni? Senza corrente elettrica, tra l'altro io... Giulia, mi dispiace, ma dobbiamo bannarti. Che qui sono nani! Qual è la nostra destinazione? Allora, prova, non voglio che... Ripeti. Vabbè, è stato qui accanto. Salve. Ma quello ti sarà compiaciuto delle tue scoperte. Come sai, sta lavorando da molto sul nuovo dispositivo per gli avvizziti. Anrata Adore. Che penso vada su quelli con i cuori, quelli sotto. Prova un po'. Non ho capito, ma io lo sto facendo o no? No, sono il mio. Sono il massimo. Ma infatti. Potenziale tempo dei dati? Sì. Forse non lo posso fare da qui. Ah, forse devi essere al coso, al banco della guerra. Quello devi aspettare che gli vengano gli slot e cose, le truppe. Ma perché bannarmi? Scoperta? Perché io ieri... Noi siamo per... No! No, è proprio... Guarda, non me lo far dire, potrei essere cattivo. No, allora, gli elfi da un punto di vista fantasy, diciamo, vabbè. Solo per il fatto che no, no, noi parliamo di quelli reali. Noi parliamo di quelli reali. In Toscana che si sono quasi suicidati fumandosi dei funghi velenosi. C'è la comunità, io gli hippie la trovo la più grande boiata e stronzata mai esistita sulla faccia della terra. Ma vabbè, dai, che lasciamo perdere. Iniziamo. Rispetta la magia o ti distruggerà. Non c'è mai un attimo di tregua. Forse non è tutto vero. Temo di doverti chiedere un'altra volta di tornare in città per recuperare informazioni. Ma non si tratta di informazioni qualsiasi. Serviranno delle coordinate specifiche
per indirizzare i miei teletrasporti con estrema precisione. Ci vorrà un po' di tempo per analizzare tutto una volta recuperato, ma non fa niente. Ho molto altro da fare nel frattempo. Ah, ma quello di rispettare il bosco è un altro rischio. Giulia, lascia perdere. Guarda, se ti comincio a spiegare, potrebbe succedere casino. E non te lo voglio dire. Ha impugnato le armi per difendere Suramar. Trova gli innocenti in pericolo e guidali verso la salvezza. A proposito di protezione antincendio. Dopo il picking viene impiegato di Bartolini e solo la truppa. Tutti. Ah, va a cacare. Poi ricordo di mettere un carico stasera. Sono tutti e due scarichi proprio. Ma spiegami, almeno capisco il vostro punto di vista, no Giulia? Non sono cose che si può discutere in live. No, allora, la versione lunga no. La versione corta è che banalmente non siamo molto inclini a credere nella roba spirituale, spiritica. La luce, intendevo dire la luce. Diciamo siamo persone più razionali e scientifiche, che più... astratte, mettiamola così. Me la gente è tutta con gli hippie, gli spiriti, roba del genere. Sempre trovate boiate. Ah, non posso. Tutto lì? Devi seguirlo. Perché ti sei fermato, se stai fermo si blocca. Forse devi andare giù. Sto prendendo per il culo. Ma non è così spirituale, sono cose appunto verificate dagli scienziati, perlomeno il corso che faccio io. E gli spiriti, lo diceva mio nonno da piccina, sta di fatto che nel bosco qualcosa c'è. Animali, piante. Sì, effettivamente qualcosa c'è. Terra. Qualcuno potrebbe dire Dio. Cioè, una cosa vale l'altra. Cioè, proprio per questo. Deve bastare per ora. I dati sulla posizione incrementeranno. Non fa niente, hai fatto un buon lavoro. Allora. La cosa mi pare è da questa parte. Cosa? No, teletrasporto? No. Sei completamente da molto lontano. Qui, guarda, dammi il mouse. Qui. Poi ripeto, lì sono solo congetture. Sì, esatto, cioè nel senso semplicemente crediamo una cosa diversa. Te credi quello che ti pare a te, io credo quello che pare a me, in base a che ognuno non imponga qui sotto di te. A parte è vero che ho distrutto, devi andare al coso ora. Alla torre qui. Quella. No. Vai. Quella laggiù. Questa qua? Te. Che poi sia una cosa spirituale o no, dipende. Le piante a noi umani trasmettono tot cose. Ah, quella da un po' di... Sì, ho capito, però nel senso... Dipende da credenza, credenza. A me piace identificare quel qualcosa come dria... Le piante ti trasmettono le sostanze chimiche che vengono assimilate dal tuo corpo per sopravvivere. Giulia, quale... Allora, banalmente cosa noi diciamo dire? Siamo più... almeno da questo punto di vista siamo più... atei, perché l'agnostico è quello che dice non ci credo, ma ci potrebbe comunque essere la possibilità. Per assurdo sono più agnostico riguardo a Dio rispetto a questo. Buonasera Kate. Mentre siamo del tutto atei, quindi per noi non esiste, mentre il discorso di spiriti, roba di questo genere, banalmente è solo un modo di, spesso e volentieri, per come la vediamo noi, di interpretare banalmente delle cose chimiche che accadono in natura
dandogli un significato che trascende quello che realmente poi, è. Poi, parliamoci chiaro, il sistema degli spiriti, la madre terra, anche quello che facevano... Lo trovo affascinante, ma come lo posso trovare affascinante? Tutto il sistema degli spiriti, della cultura shintoista... Sì. La troviamo estremamente affascinanti. Ma non cadiamo nel fantasy. Sì, esatto. Cioè, nel senso, lo trovo affascinante come posso trovare affascinante la cultura vichinga o... cioè, lo shintoismo giapponese, cioè, banalmente per me quello è, cioè, nel senso, non da dire ok, a quel punto gli do il beneficio del dubbio, ragazzi, no. Ora è come disse De Andrea o comunque qualche altro luminare, per noi la Bibbia non è altro che un bellissimo libro fantasy, né più e né meno. Cioè, poi non sto dando e non ci useremo, non useremo mai degli stupidi o ognuno crede quello che vuole, ripeto, perché... finché non minaccia la libertà altrui, esatto, è lo stesso discorso vuole. Dell'essere vegani, io non ce l'ho con chi è vegano, anche perché in realtà ci sono studi che comunque dicono che un'alimentazione vegana non tanto faccia bene, più che altro a noi in generale, più che altro è che se si diminuisse l'allevamento intensivo di carne farebbe comunque bene al pianeta. Fatto sta che dall'altra parte abbiamo il problema delle coltivazioni, e se cominciamo ad essere tutti vegani abbiamo un altro problema dall'altra parte. No, ma che poi non ci casca niente col gorso. Sì, la tua libertà finisce dove inizia la mia. Esatto. Esatto, come nell'anarchia. Ma continuo. Inizierò ad analizzare immediatamente questi dati. Nel frattempo concentriamo la nostra attenzione su altri. Oculet si tocca le dita una dopo l'altra. Interessanti avanzamenti tecnologici. Per avanzare con i nostri studi devo chiederti di recuperare alcuni oggetti dalle mie vecchie stanze. Te l'assicuro, è quasi del tutto sicuro entrarci, a parte alcuni piccoli elementi instabili. Fatti strada verso il mio laboratorio e trova il teletrasporto. Lo disattiverò. Io disattiverò il dispositivo di camuffamento quando arriverai. Che il tuo cammino sia libero da pericoli. Dove di preciso? Vabbè, sto tutto esco. Allora. Hanno messo Blade and Soul per il cellulare. Ma c'è tutto per il cellulare. Blade and Soul cos'è? Era un gioco che ci giocava anche Simone. Sì, in effetti. Cosa ho detto? Non lo so. Perché l'hai superato? Perché sono abbastanza stronzo. Ah, ok, allora è importante saperlo. Guarda quanti portalini. Ormai non apriamo più il mio lancio, creiamo letteralmente terrore qui all'isola. Per questo che non si avvicinano. Sto veloce in dolore. Tutto presto? Oh, salve. Fantastico, ora inizia il divertimento. Vesi parlare con Talistra, credo sia pronta per altre prove. Tenvala. Beh, ma sul cellulare c'è anche addirittura Skyrim con The Elder Scrolls Blade. Ormai Skyrim c'è anche su tostapane. Gli Stilpeville hanno iniziato a espandere la loro presa oltre i confini della città. Campamento est nel bosco. Buonasera, Cry. Ma dice. Valla? Valhalla? No? Ma dove? Ah, chi è che ci ha invitato stavolta? Come si chiama? Mm-hmm. Non c'è scritto.
No attendance. E dice l'anima di chi plus è altro. Proprio l'hai chiesto a quello giusto. Bahala. Nel gioco c'è il balà. Kai VIP. Cioè c'hai il Prime VIP. Vabbè. Ha detto che questo mese moriamo di fame. Ah, ok. Dai, guardito. Guarda se ha funzionato. È impossibile raggiungere un VIP. Ah, beh. Perché? Boh. Ah, forse ho sbagliato. È Kreis. Ok, prova. Posso aiutarti? Ok. Gli stirpevili hanno iniziato a estendere la loro presa oltre i confini della città. Un accampamento a est del bosco Cremisi è di particolare interesse per noi. Il capo del loro avamposto, Valtis Amaran, è agli ordini diretti di Andaris. Ora, chi? Quella non è un po' torta. Chi? Questa lei? Vabbè, sei pisano e ti lamenti. Ora è il momento di mettere alla prova l'addestramento degli avvizziti e il dispositivo di Oculet. Non possiamo permettere loro di avanzare ancora, Selwyn. Dirigiti all'accampamento e usa il globo per tagliare la testa alla bestia. È giunto il momento di dare inizio all'avanzata. Fa attenzione a quelli di cui ti fidi. Saprei qual è il esempio. Andate, conviene uscire da qui. Ho fatto l'ultima missione livello 60. Ah, non capivo perché. Sono troppo. Ok, ho sbloccato la cavalcatura al tavolo da guerra. Ah, ok, ho associato ora. È vero, perché c'è anche la campagna nel tavolo da guerra. Che cavalcatura ti dà? No, tutto non ti serve, perché quello è per chiamare gli avvizi. Un coso gigante. Ah beh. Vabbè, allora. Strozzo io che te l'ho chiesto. È bello come stamattina c'era una bomber che mi chiedeva di una cavalcatura. Che fa, figo questo gargoyle gigantesco. Fa, lo vorrei prendere. Fa, leggi come si prende. Fa, ha detto che devi trovare. Sono fondamentali per proteggere l'Arcandor. Voglio vedere se ci arrivi di quale cavalcatura parlava. Il gargoyle. Devi cercare il capoguerra a Riva Fosca. Sì, è quello. Per che... iniziare la battaglia. Sì. E fare la missione. Qual è? È il gargoyle che con la schiena aperta che non puoi prendere. Infatti, lui voleva quello. Ho fatto, voglio quello. Ho fatto, non lo puoi più avere. Come non lo posso più avere? Sì, perché era una cosa limitata per il pre-evento di Battle for Azeroth. E lui, quindi ti inculi. Ma questo muovo ci serve ancora? Non so, vabbè, ti piglio. Wow. La nostra magia ti spezzerà. Assaggia la mia magia sconfitta. No. Fate schifo. Pipistrello infetto di sepolcro. Sì, esatto, quello. Le magie stanno funzionando perfettamente. Meglio non dire niente fino a quando non saremo pronti. Perché non me lo fa vedere? Neanche con Alt? No. Ah, scusami. C'è già. Ok. Ok, questo. Wow. Che schifo. Wow. Che cagata. Cioè, vabbè, ok, la prenderò probabilmente tra un po'. Allora, per l'amor di Dio. Però c'è tante ricompense che stanno dando nello Shadow. Per l'amor di Dio, però a me mi viene da dire, scusami. Almeno vola sto coso.
Spero... che poi questa è la versione dell'acaro che ti piace a te, eh? Sì, che la versione ritesturizzata è in cima, è il primo. Mettici però solo quelli che abbiamo. Però. Lavaci mancanti. Era in cima la volta, vabbè, vai in giù. Non te lo vedi l'immagine di una cosa pustolosa. Cazzo. Dov'è? Dov'è? Ah, ma mi sa perché per l'orda. Mi sa perché è roba dell'orda. Mirko, quella è dell'orda. Infatti ho messo anche quelli. Mi ricordo che era proprio in cima. No. Cervo. Destralato. Questo mi c'è il cazzo. Felince. Dove l'ha messa? Porca troia. Ce l'hanno tolta. Vabbè. Strano. Non mi ricordo anche perché quando si prende i personaggi mi pare era il primo che metteva lì. Sì, infatti. Ma a parte no, sarebbe comunque non utilizzabili. Però mi sembra strano che non lo posso utilizzare il Demon Hunter perché è Demon Hunter. Sì, che c'è? La l'acero di Battle for Azeroth. La scena Sweet, non sai cos'è successo oggi? Un cazzo! Va bene così? Tipidi tu più. Però domani è un'esercitazione antincendio. Allora... Ma se io mando un messaggio a Rustem e gli faccio allora ci posso venire perché sono allergico alle trombette. O al fuoco. O al fuoco. Sono fuocofobico. No, come si dice quando sei... che vai subito in paranoia? Aran Arcana. Che poi cioè, schizzi vai subito. Che poi la missione era 60 al tavolo. Mettere degli eroi specifici anche sotto il 40 e la fai. Ok. I nostri sforzi hanno avuto successo. Direi che siamo pronti allo scontro. Una potente fusione di energie. Ok, Giulia. La volontà è la nostra forza. Mentre oggi ho preso il trofeo per aver sbloccato tutti i tipi del tavolo da guerra. Siamo pronti come non mai. Una volta che il piano di Valtura sarà all'opera, potremo assaltare il santuario dell'ordine e porre fine alla presenza di Andaris. Non si aspetterà mai che abbiamo addestrato i nostri avvizziti a resistere alla vil magia, e la sua superbia sarà la sua rovina. Vieni, lottiamo la nostra gente un'ultima volta. Fichetta, vai. È troppo lontano. Quanto vicino devo essere? La serie. Infatti, cazzo, stessi, non riusciti a prendere una salvola. Sì, paranoia, Cosmit. Sì. Paranoia, vento paranoia, vuoi paranoia? Molto bene, iniziamo. Fa attenzione a quelli di cui... Valtura ha un piano per abbattere la barriera energetica del santuario. Ci sono molti luoghi chiave dell'arcavia sparsi per tutta Suraman che contengono il potere necessario per attuarlo. Gli sgregatori di energia che ha creato spezzeranno simultaneamente i collegamenti, causando la caduta della barriera.
Prendi questi dispositivi e installali sulle linee di faglia, poi torna qui per iniziare l'assalto a sorpresa al santuario. La volontà è la nostra forza. Perché prima era dato? Ah, forse è Valtroa che ti dà la missione, ma siccome la devo trovare là. Che Andrea tornava dalla guerra, lo stende la sua sorella picchiandolo con un bastone. Ma perché devono sempre picchiarmi? Che picchiandolo con un ciuco. Io comunque mi dissocio, Twitch, per tutti i sciuchi e gli Andrea che ci stanno seguendo. Ragni, perché sempre ragni? Ragni e non morti. Un classico di ogni fantasy. O un mix di entrambe le cose. Sì. Un ragno l'ho morto. Ma quindi fammi capire, stiamo giocando a Dungeons & Dragons e siamo in un dungeon e dobbiamo combattere un drago? Molto innovativo. Posso? Sì. Che strano. No, è perché magari poteva essere sempre al solito posto, ma in un'altra zona. Perché i disintegratori che stai cercando in un altro castello. E oggi c'è successo il bug numero 2 su Mario & Rabbit, tra cui si portava dall'altra porta, ovvero che c'era l'aggeggino che avete davanti che magicamente diventava i modelli, sì, delle zone in cui vi avvicinavate, vi faceva sbongolava. Oggi direttamente ha deciso di far crashare il gioco. Brava Ubisoft, brava, non ti smentisci mai. Ti smentisci mai e poi ti ruberà l'anima. No, sei sceso, adesso ti faranno una gangbang. Gangbang, gangbang, na 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 na, gangbang, gangbang. Già, hanno fatto qualche altra nuova canzone. Come cazzo si chiamava? Le baby metal, mi pare. Sì. Cos'è questo? Non male. Sembra che ci sia sempre la solita roba. Veramente devo fare sto giochino. Non ho un bersaglio. Ma hai fatto a prendere tutto quel danno? C'erano dei... c'erano una trappola. Ho provato a saltarla, ma a quanto pare, nonostante fosse un filo sottilissimo, era comunque un muro invisibile. Beh, lì è una trappola fatta bene, facevi e volevi e ti spappolava. Pa, 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 pa. Bravo Andrea, così si sbadiglia in live. Bravo. Lo sai che posso farlo solo io. No, giusto, giusto. Allora, cos'è? Mi togli anche l'unica cosa che faccio in live?
sono aperto. Sono una defecazio legis. Con le chitarre elettriche. Ricercatore delle linee di faglia. Le faglie che ricerca. Ma ricercami le mele. Ah, ok. Proprio lì. T'ha aperto qualcosa dietro. E la cosa bella che fai, ma l'antico 150, poi vai a suramare le becche tranquillamente. Cioè, assura, ma trovi, non lo so, cacco, cioè, cacco la appiccicata, 200 di mana. Ah, ok. Bene, ma non benissimo. Che Andrea tornava dalla guerra e si tromba tua sorella. Comunque anche te, Mirko, hai avuto problemi perché ti sei trovato dalla parte sbagliata di un coniglio esplosivo. Guarda, tu ci ridi, ma può essere veramente... Ti giuro, mi ha fatto ridere tantissimo stamattina. Goblin, ovviamente. Vorrei iniziare uo. Cosa mi consigliate? Allora, prima di tutto di pagare l'abbonamento. No, scherzo. Allora, per iniziarlo, ricordiamo che potete scaricarvi fino al 20. Sì, fino al livello 20. Fino al livello 20, potete giocare gratuitamente a World of Warcraft. Quindi se intanto volete provarlo e vedere se vi aggrada come meccaniche di gameplay, che poi vi assicuro che è solo la punta dell'iceberg, ma comunque tanto... almeno per entrare in confidenza con i contatti. Intanto il consiglio che ti diamo intanto è: scaricatelo la versione gratuita, giocaci, se ti piace fai l'abbonamento. Comunque hai la possibilità di provare tutte le classi. Noi nobili oscuri dobbiamo la nostra impalcata. Addirittura pare forse ti fanno provare anche il Demon Hunter, non ne sono sicuro però. Antenati, e si riposano a Telanor e meritano un tributo appropriato. Non iniziarlo, ho visto persone che si sono rovinate la vita per colpa di World of Warcraft. Piuttosto compra la droga. Oddio, Sweet? Sì, vabbè, quello... la cosa che ha detto purtroppo è anche vera, però... ma come qualsiasi cosa, cioè se lo pigli nel modo sbagliato. Ciao, dei Katgar. Il nostro isolamento. Che qui è tipo, non lo so, oh, è la quintessenza. Perché? Grazie, Simone. Cioè, qui perché Khadgar è la quintessenza della masturbazione. Guarda quanti portali. Comunque, speriamo di essere stati esaustivi. Se no, se vuoi qualche. Se hai domande un po' più specifiche, tutto. Se ci sei sempre. I preparativi sono quasi ultimati. Presto, Oculet sarà pronto a teletrasportarci. Fa attenzione a quelli di cui ti fidi. Anar Amenos. No, è più di un anno che ci siamo su World of Warcraft. Saranno tre. È il momento. Vatura è pronta a distruggere la barriera a difesa della breccia. Poi toccherà a te mettere al sicuro la zona. Prendi questi globi telematici. Se dovessi aver bisogno di aiuto. Ecco. Allora, usali per evocare gli avvizziti. Dobbiamo colpire prima che il nemico riesca ad allestire le difese. Fammi sapere quando sarai pronto a iniziare. Prova, osserva, ripeti. Hai fatto qualche scoperta? No. Rispetta la magia o ti distruggerà. Molto bene, inizio. Quando avrò finito, tutti i dispositivi che abbiamo modificato cesseranno di funzionare. Fatto. La barriera dovrebbe essere disattivata. Apro il portale. Avremo il fattore sorpresa dalla nostra. Se qualcosa dovesse andare storto, tieni pronti gli avvizziti. Buona fortuna. Mi spacco il culo. Ma gli avvizziti, proprio. Li evoco e poi li. No, cioè, proprio li evoco e li. Che cosa è successo? Che
Credi che i tuoi sotterfugi siano passati inosservati? Questi vecchi trucchi non possono nulla contro che non puoi volare. Vabbè, non posso andare più. Non ho idea di come abbiano fatto a dirottare il mio incantesimo. Ci siamo preparati per affrontare questa evenienza. Con i globi della telemanzia e gli avvizziti resistenti al vile, hai tutto ciò che serve per mettere al sicuro la breccia. Pare che tu non possa entrare. Trova la sorgente d'alimentazione di quella barriera e abbattila. Ok. Ok. Là, quegli incantatori usano dei generatori per proteggere il santuario. Eliminali. Non c'è bisogno di dare un bacino. Okay. Addestrare quella feccia di avvizziti, disgustoso. Dalion, difendi l'entrata e annienta i miei nemici. Ora gliene manderei addosso a spregio. Nah. Poi potrebbero morire, mi spiace. Dall'ordine, l'unità. Unità attraverso la fede, fede attraverso unità. E come sempre l'Inghilterra domina. E anche perché questa citazione? Se è stato messo a tacere, dovresti avere accesso all'edificio. Raggiungi la breccia. Mirko, sei contento che sabato inizieremo una campagna lunga che solo Dio sa quanto lunga sarà? Sì, era da un bel po' che non facevo una campagna. Soprattutto, peggio ancora come giocatore. Come Master mi è anche capitato di finirla anche una campagna lunga. È troppo lontano. Ma come giocatore è abbastanza difficile. Sì, poi tutte le volte quando c'è una campagna che ci piace, il Master a un certo punto va a donnine e non riusciamo mai a vedere la fine. Devi aspettare. Non andrai oltre, morirei. Usa gli avvizziti. Usa gli avvizziti. Ha fatto un grosso errore. No, buttali lì, che devono assorbire potere. Gli avvizziti. Posizionali un po' in un luogo sicuro e assorbiranno la magia dello scudo. Devo avvicinarmi. Toccherà spalare. Eh sì. Mani torte all'agricoltura, no. Elisande, morirete! Prendi la roba. Oh, puoi andare a picchiare la tipa. Ci avevo quasi sperato. Dai, sei pesato. Buonasera, Charles. Qualcuno ha parlato di morte? No. Moriremo malissimo il primo livello, però se ingraniamo bene riusciamo a fare cose carine. Ora moriamo malissimo il primo livello. Vuol dire che Plaga sia un pezzo di merda. Abbiamo abbastanza cure, eh. Importante delle loro difese. La telemanzia è di nuovo funzionante all'interno del santuario. Invierò Talisra e Khadgar alla tua posizione. Lo so. Ora che la sua migliore arcanista è morta, dubito che Elisande invierà altri rinforzi. Abbiamo conquistato la breccia. Seguimi. La breccia brecciolosa. Comunque devo dire, vi sentite alti nei mobili a cazzate varie, ma una pulita. Basta sfigare su dati. Vabbè, quello ti succede anche quando arrivi a livelli epici. Sì, infatti. Cioè, io non è per cattiveria, oh, questi fighi. Una pulita fa proprio schifo, eh. Io dico che far da giudice a dei provini è parecchio difficile. Riesco a percepire il ti senti scuro da qui. Come si dice? Un peso troppo assurdo addosso. Tranne quando trovi coglioni, in quel caso è più facile. Il blocco temporale che ci ostacola, Gul'dan cadrà.
Gli avvizziti non dureranno a lungo, l'idea. Già, che ora bisogna fermarsi. Un gruppo di campioni per farti strada fino a raggiungerli. Sono certo che hai familiarità con tattiche del genere. Noi ti seguiremo. La conoscenza è potente. Mi ho fatto i complimenti per la tua abilità nel superare gli ostacoli. Prenditi il tempo che ti serve per radunare i tuoi campioni, Shadowheart. Ma non metterci troppo. Tanto la missione si piglia. Ora, come vedete, dovrebbe essere completa, finita la... C'è un attimo Y. Ovunque andrai. Clicca sull'ultimo. La campagna degli Esuri Oscuri è finita, ma per chiuderla, come ormai avete imparato in World of Warcraft, c'è un raid. Intanto lo prendiamo. Ma prima di farlo, vogliamo farvi vedere altre cose. Testa del bastone del Concilio dell'Ombra. Che poi il bastone è proprio suo. Testa del bastone di Gul'dan, simbolo del Concilio dell'Ombra, grazie alla profonda connessione con le Terre Tre, era un potente strumento nelle mani di Gul'dan e dei suoi padroni della Legione. Connessione con le Terre Tetre. Non è facile dire, guarda, ti faremo sapere, rispetto a un torna su Fortnite che sei una sega a motore. Ma i provini per cosa? Sì, infatti. Buonasera, Plagas. Proprio in questo momento Gul'dan sta usando il potere del Pozzo Oscuro per permettere a Ser Gareth di entrare nel nostro mondo. Raduna i tuoi compagni e fatti strada verso la cima della Rocca della Notte. Io preparerò il cuore della luce e ti raggiungerò quando sarà il momento. Insieme metteremo fine alla follia di Gul'dan una volta per tutte. Abbi fiducia in te. Che mani lo sto dicendo? E perché non stai facendo te provini? Perdonami. La pozza. Comunque, ora torna un attimo alla Gilda e rimandami spedizioni e cose. Boh, ma ce le voglio mandarmi, ci sto divertendo tantissimo. Almeno si prova quella cosa di prima. E adesso... Ah, poi bisogna tornarci per prendere queste proprio lì alla Gilda. Ora, ragazzi, ci si ferma perché prima di finirlo vogliamo fare quello della stella caduta, perché praticamente sono... fuse le cose, perché quando finiremo quella della stella caduta e Gul'dan avrà più senso tutto ciò che succederà dopo. Okay. Perché cerchiamo gente per arrivare a rank più alti. Ah, ok. Sì, l'abbiamo già preso. Cioè no, già preso. C'è da prenderlo. Ma non le avevi finite tutte prima? Non ti chiama finita mo. Mettici l'ultimo. Ma lo possiamo tenere l'ultimo? Aspetta, vai su seguaci. Ah sì, 5 di 5. Ah, guarda ora se la puoi fare quello di curarli. Ok, è una cosa che non funziona. Molto bene, quindi puoi anche prendere e buttare via. Allora. Già, però ho visto una cosa, lei è blu, lei li puoi mettere la zampina. Sì. Perché lei è blu? Ok. E ora andiamo in missione. Mettici quelli con meno punti esperienza, cioè quelli che sono un po' indietro. Ogni tuo desiderio è un ordine. Vai, a posto. No, se manca prima non te lo fa fare. Se manca prima non te lo fa fare. Allora, e cosa giù? Dove fai, Elia? Ah, che me lo ricordo giù. Farò anche io team di Halo per finire la storia leggendaria e fare record di sparatorie. Mi spiace, Ok. Il cuore della luce fungerà da ricettacolo per la rinascita di Illidan Gran Tempesta. Mio ultimo servizio verso la luce. Ma Illidan è morto e la sua anima è persa nel fatuo. Prima di recuperarla, dobbiamo preparare il ricettacolo per il suo ritorno.
Echi del passato di Illida risuonano tra due mondi. Devi partire e trovare questi echi. Comincia laddove ogni vita sboccia, Selawen. La nascita. Trova il luogo di nascita di Illidan a Valshara. Risveglia la memoria. Esatto. Quello che adesso vi faremo vedere è la storia di Illidan Gran Tempesta. Pezzo che congiungerà praticamente tutta la parte finale di Vision. Ovviamente non può esserci Legione se non c'è Illidan. Dove c'è Illidan? C'è Legione. C'è Legione. Che non è che suona molto bene. Suona Legione perché ho i mutandoni. Che voi non lo sapete. L'unico problema, Sweet, è che dovresti avere prima una Xbox. E una connessione internet decente. Così, vieni. Questa è diventata molto più di una semplice chiave. Prendila e usa per liberare il potere piuttosto che impedirne l'accesso agli altri. Ma infatti quello non ho capito, ma lo distruggi, che anch'io l'avevo già ritrovato, ma in realtà non... Vabbè, è bello come lasciano alcune cose che non funzionano più. Come quello c'è Barilla, c'è come caso. Ad esempio quello dei potenziamenti delle armature, non ho capito perché l'hanno reso inefficace. Come, ripeto, come basta semplicemente questo potenziamento funziona solo qua su Legion e eri in pace con te stesso. I gliati sono prigionieri della Legione, liberali prima che vadano incontro a un terribile destino. Sono tutti prigionieri della Legione, siamo tutti un po' prigionieri della Legione. Lui c'ha il pipis, che poi Crain ancora non, cioè, ci ha detto troll druido, comunque ancora non ci ha detto vabbè, ci può sta di zandalare. No, è un troll normale, ma no, più che altro è... Vabbè. Vai con una cavalcatura volante? Giusto, vabbè. Cioè. O forse era la sua trasformazione di troll, diventa un pipistrello. Oddio. Perché c'aveva tutta la crestona, io non me lo ricordavo, un pipistrello col crestone rosso così. Può anche essere. Che poi, tra le cose, Crain ancora non ci ha detto come si sblocca il Gargoyville. Quel maledetto Gargoyville, la cavalcatura di Demon Hunter. Ah, vabbè. Mirko super detective con gli occhiali che dalla haccia i minali. Va tutto setto, Scania. Ed eccoci a casa Gran Tempesta. Un antico ricordo si risveglia. Quando vorrai, scopriremo insieme un frammento del passato di Illidan. Vada, vada, Xera. Ma tutte le volte c'è... Chi è sia stato il simpaticone che ha sparso ghiande per tutto l'Orlapil? Ella ci ha benedetti. So che questo compito vita è di basso livello, ma potresti far traslocare un po' di quegli scoiattoli e rompere qualche noce già che ci sei? Due. I gemelli Gran Tempesta. Bellissimi, quasi identici, tranne per... Questo, i suoi occhi sono dorati. Già, questo bambino è destinato a un grande e prospero futuro. Il suo nome è Illidan. Ora, grande futuro, la vita di Illidan, sì, è sempre stata prospero piena di potenziale. Il suo destino fu forgiato all'alba dei tempi e disperso dai venti cosmici fino a raggiungere Azeroth. Veramente non mi fai... All'interno del piccolo vascello, il grande ciclo ricominciò. Per cui direi che si vede... Sì, no, è che più che altro... Ghost, ben ritornato! A livello 20 sono già arrivato. Quindi comunque quello gratuito l'hai provato. Comunque. Ma in base alla classe personaggio le missioni cambiano? Sni. Allora, alla razza. Alla razza cambia l'intro. Perché se vedi puoi scegliere due intro. Se
l'isola dell'oblio o l'intro classica. Quello cambia per razza, ma non per tutte le razze. Nelle campagne cambia solo in quale Legion. Fazione? Sì, cambia solo sulla fazione se sei Orda o Alleanza. Per quanto riguarda la classe, che abbia proprio cose uniche sue solo qui in Legion. Nell'espansione Legion. Però in linea generale, pensa a questo. Allora, non cambia molto, non cambia quasi niente. Allora, l'isola dell'oblio non è una campagna, è un tutorial. Non ci casta niente col gioco. Quello che hai fatto all'inizio, che c'è sulla nave, che non ci castra niente sul gioco. Quello è solo per farti capire come utilizzare sì, la tua classe e che nel gioco esistono le fazioni Orda Alleanza. Allora, per la campagna, banalmente, Ghost, per farla molto in breve, si è appena conclusa la quarta e grande guerra tra la fazione dell'Orda e dell'Alleanza, che sono le due fazioni che più o meno si spartiscono Azeroth. Che da una parte orchi, troll, questa gente brutta qui. Insomma, quando apri i personaggi, quelli sulla destra sono l'Orda, quelli sulla sinistra sono l'Alleanza. Con la sconfitta dell'Orda e la tregua stipulata con l'Alleanza. Perché banalmente ha perso l'Orda. Dicevo. E finita questa guerra, si è aperto una specie, per farla breve, È bello vasto questo gioco. Ha 17 anni sul groppone World of War. Dicevo, banalmente si è aperto un portale per il reame dei morti, chiamate le Terre Tetre, e praticamente chi comanda lì sta facendo le cose super zozze. E banalmente, siccome lui ha un esercito infinito che può fare veramente un sacco di danni, fai, ma sai che c'è? Quasi ci vado anch'io e vedo se riesco. Prova a dagli le mazzate nei denti. Cioè, fine del riassuntone. Cioè, detto veramente il riassuntone. Se ti vai a recuperare a modo quello che è successo nell'ultima espansione Battle for Azeroth, quello che sta succedendo proprio nella recente Shadowlands, noi abbiamo portato tutto Battle for Azeroth e stiamo portando Shadowlands, in più anche Legion. Il gioco è composto più che altro da quest e non una campagna fissa, giusto? No. È la campagna fissa, sono le quest. Devi leggerle, però. Devi leggerle per capire la campagna. Non ti aspettare filmati. Filmati partono da Legion in poi. Sì, esatto. Però in Battle for Azeroth ce n'è parecchi. Infatti, da Legion in poi. Senso. E in Battle for Azeroth ce n'è parecchi. Devi leggere tanto. Recuperare più materiale. Sì, ovviamente. Sapere qualcosa storia. Anche di quello che è successo. Tipo quando World of Warcraft era uno strategico, ovvero Warcraft. Fino a domani. Sembra noioso all'inizio. Come tutti i GDR, all'inizio sei una sega e poi si apre. Anche se qui comunque ti butta. Sì, te lo faccio domani, Plagas. Comunque, qui sei già più fortunato perché finito il tutorial, che dicevo che è quello che ti fa fare i primi 10 livelli, ti manda direttamente a Battle for Azeroth, che è un po' più. Però, tipo, guardando ste live, mi foga un botto. Perché devi. Allora, personalmente, c'è due metodi per giocare a un MMO, uo compreso. Il primo, quello forse un pelo più abusato, è banalmente vederlo come un mero sforzo tecnico, ovvero cercare di arrivare alla parte finale del gioco nel più breve tempo possibile e puntare al competitivo, che sia PvE. Guarda, quello che ti dicono qui sotto, esatto. Raid, cioè PvE o PvP, quella è la prima. Personalmente non lo preferiamo, non è una questione di gusti. Sì, Stargate lo La seconda è banalmente, siccome è un MMORPG, banalmente giocarlo come fosse proprio un gioco di ruolo. Quindi ti scegli un personaggio, magari ovviamente non te lo richiede il gioco, però fa figo per l'immedesimazione. Magari fatti mentalmente magari un piccolo pippone sul tuo personaggio che hai scelto. E banalmente giocartelo, ruolartelo, il fatto appunto, immaginati il tuo personaggio mentre appunto conversa con gli altri NPC, leggerli in modo tale che capisci pian piano le varie personalità di cui ti sta intorno, perché stai facendo una determinata missione rispetto a un'altra. Noterai un sacco di citazioni, cioè raga, ci hanno messo la citazione da Aldo Giovanni Giacomo, cioè
c'era un, non mi ricordo se era un anello o un amuleto che fa, questo è l'amuleto di Pdor, figlio di Khmer. Ah, a proposito Ghost, questo lo diciamo a tutti per non cascare poi in problematiche dopo, perché non vi viene spiegato a modo. Se pagate l'abbonamento avete il gioco solo fino a Battle for Azeroth. Per giocare Shadowlands dovete comprare la parte. Shadowlands, o se comprate direttamente Shadowlands avete già tutto all'interno, più un mese di abbonamento. No, più abbonamento se prendete la Deluxe. Quindi, cioè, nel senso, comunque, e noi preferiamo più quello perché, cazzo, c'è 15 anni di storia. Ma, ripeto, sono solo gusti. L'unico problema è l'abbonamento, ni. Sì, cioè, nel senso, no, allora, capisco il discorso dell'abbonamento, dall'altra io però posso anche venire a dire sì, dipende come intendi giocare, ovvero comunque sia, se te consideri che l'abbonamento sono 10 euro il mese, con 10 euro WoW ti può garantire centinaia e centinaia di ore. Ovvio, se sei una persona che può dedicare molto poco tempo al videogiocare, non giocate a World of Warcraft, prima di tutto non vi consiglierei un MMO in generale, a parte quello, benché meno World of Warcraft. Se hai un paio d'ore alla settimana, spendere 10 euro al mese capisco che sia fuori di testa, ma a quel punto ti direi vabbè, a sto punto magari prenditi un Game Pass. A parte che se hai 2 ore a settimana probabilmente lavori e quindi quei 10 euro te le puoi anche sì, permettere. Sì, no, però nel senso, a sto punto sì, a sto punto prenditi un Game Pass da 1 euro al mese, ti prendi un qualsiasi gioco della lista e boom, finita, cioè sei a posto. Quindi l'abbonamento, ripeto, è sni, perché se ci pensi bene comunque World of Warcraft ha talmente tanto contenuto che non, cioè proprio qualità, cioè qualità, quantità, prezzo. Che è un po' sbagliato perché rende il gioco esclusivo solo per chi, e scusatemi, non me ne voglia nessuno, non ha un cazzo da fare. Sì, esatto, Plan. Ragazzi, sono completamente sono, come ogni videogioco. Ragazzi, tutti gli MMO sono fatti per chi non ha un cazzo da fare. Trovami un MMO, cioè, che come minimo non ci devi spendere 4 ore al giorno. Cioè, Plagas, banalmente, anche lì, poi dipende anche molto da che giocatore sei. Ovvio, se sei un giocatore della serie che mi porta una sega, puoi anche giocare a WoW un paio d'ore a settimana e chi se ne fotte. Cioè, nel senso, comunque sia, non te lo vieta nessuno. Ma, Plagas, è un po' come giocare, non lo so, a un COD, a un Counter-Strike. Cioè, se ci devi giocare solo un paio d'ore a settimana per farti giusto un paio di partite così, non è, cioè, nel senso, è come non giocarci. Verrai costantemente instachillato da qualsiasi giocatore ti trovi nel party o verrai perma insultato. Ma perché è il tipo di abbonamento, approccio al giocatore che è sbagliato. No. Aspetta. Perché, allora, in che senso? Spiegati. Ora, perché messo così... Aspetta, è tanto completa, che poi tanto siamo vicini al momento pausa. Sì, infatti, un fausto inizio per una vita tragica, forse una delle poche memorie felici che Illidan ha avuto nella sua vita. Per quanto gli anni a seguire misero alla prova il figlio della profezia, il suo animo non si infranse. Tienilo a mente, a prescindere da tutto quello che vedrai nel corso del tuo viaggio. C'è molto altro da fare, ma non sono ancora pronto. Chiamerò quando verrà il momento. Ovvero adesso. No, questa si legge dopo. Comunque, cioè, spiegati, in che senso che l'approccio sbagliato? Allora, che l'approccio sbagliato ti dico già preventivamente no, anche perché funziona allora, da più di 16 anni. Basterebbe lasciare, esempio, un'ora al giorno free a tutti. Se poi all'abbonamento giochi limitatamente quanto è uguale. Plagas, ce l'hai già free. Ce l'hai free fino al 20esimo. Come Final Fantasy allora, 14. Allora, poi Plagas. Anche Final Fantasy 14. Hai free fino a un certo livello. Poi se lo vuoi, ti compri. Plagas, poi io sono d'accordo che... Allora. Finalmente... se no, ragazzi, c'è Guild Wars. Guild Wars 2. Ma guarda caso che anche Guild Wars... L'unico che sta un po' tenendo banco è Final Fantasy, ma... Tutti quelli che
lo comprate, è vostro, ci giocate in modo illimitato, sono morti, World of Warcraft è qui. Allora, ora che l'abbonamento, capiamoci bene ragazzi, l'abbonamento è una cosa esosa. E più che altro quello che noi in realtà troviamo una puttanata è che pagare un abbonamento, esatto, e l'ultima espansione la troviamo una cagata subatomica, siamo completamente d'accordo. Ma che World of Warcraft, quando abbiamo capito il perché Plagas non ha un abbonamento, è quando incominci a giocarci. Cioè Plagas in realtà non proprio, perché il fatto Plagas è che World of Warcraft si ripaga tra virgolette da solo. Sì. Ovvero, se te consideri, e noi non è che siamo dei giocatori compulsivi, cioè lo vediamo pochissimo noi anche. Noi banalmente, cioè già solo con questo personaggio ci abbiamo già 50.000 monete d'oro. Però, cioè, banalmente prendiamo. Ah, vedi, è vero, Plagas. Riapri un attimo. Allora, che in realtà tu l'abbonamento, se sai, se sai come giocare, comunque c'è anche le guide in rete. Ne paghi solo un mese. Perché cioè, poi con 184.000 monete d'oro di gioco ti compri un mese di World of Warcraft. Cioè, quindi ti puoi mettere semplicemente a farti il tuo, poi prendere un tasso di tempo per farmare, che ci sono i sistemi ragazzi, ci sono, potete farmare. Ma allora ragazzi, ma anche indipendentemente in realtà, anche se ci giocate normale, tra virgolette, ci arrivate comunque a quei gold, magari a differenza di gente che lo fa in, cioè in una settimana, due giorni, magari voi ci state due o tre mesi. Ok, ogni, fate conto, ogni tre mesi un mese gratis, quindi bene o male, cioè ripeto, comunque ti dà questa possibilità. Poi ripeto, se mi viene, cioè sono d'accordo con te del discorso del, allora, o fai zuppa o fai pan bagnato, nel senso una via, del, una via di mezzo effettivamente fa storgere la sacca a me, cioè o fai l'abbonamento e dici ok, io faccio l'abbonamento, io mi... Giocando tranquillo mi sono preso pure il brutto Sauro. Sì, il, quello che ci puoi mettere. Sì. Cioè, che mi pare costa un sì, milione di dollari. Sì, perché poi anche lì, se riesci ad arrivare velocemente al massimo delle cappe delle reputazioni, quando ogni volta che rifai cose ti dà una sacca che mi pare ti dà dai... Mi pare 3.000? Ah, 5 milioni di gold. 3.000? 5.000 gold? Sì, poi se ti metti un minimo su... a fare la roba sulle aste, cioè dell'asta sì, di gioco. Sì, poi anche l'asta di gioco, cioè, se cominciate a farmare roba e metterle sulle aste di gioco, anche lì vi rientrano soldi. Se avete la professione che fa le borse, allora, quelle le vendete come il pane. Ok, ripeto ragazzi, allora per come la vedo io, effettivamente se si va a parlare del... Ok, secondo me Blizzard sbaglia, tra virgolette, poi ovviamente gioco suo, regole sue, a chiederti l'abbonamento, intanto vai a prendere la, a chiedere l'abbonamento mensile e poi farti anche pagare ogni volta che esce un'espansione, perché se mi fai pagare solo l'abbonamento mensile ti potrei giustificare la cosa dicendo ok, ti stai pagando un servizio, perché World of Warcraft è non è un gioco, World of Warcraft è banalmente un servizio. Ovvero, c'hai tutta una serie di cose, cioè World of Warcraft è una cosa a parte, cioè non è propriamente un gioco, è una cosa a parte, cioè con World of Warcraft veramente ci puoi fare qualsiasi cosa. Dall'altra, però non mi fai giocare, cioè non mi fai comprare anche, anche l'espansione. O se dal punto comprare di vista umano, se... allora, su quello sì sono d'accordo, però vedi, Plagas, i discorsi che stai facendo te... e te lo diciamo proprio con la mano sul cuore, sono paro paro quello che dicevamo, paro paro quello che dicevamo noi per autoconvincerci di non giocarci. Poi quando ci giochi scopri perché c'è un abbonamento, perché con la mole di roba e di quello che hai a schermo e da fare in World of Warcraft non c'è in nessun altro Morpho. Infatti anche tutta la anche su Final Fantasy 14, tutta la cosa di arredarsi la casa, sì, è tanta roba, ma vi assicuro, non tutto quello che c'è in World of Warcraft. Il dover tenere sempre i server stabili, perché c'è deve fare le mythic, tutte le cose delle gilde. Sì, e poi anche quello, cioè... se vai a pensare bene, allora, di solito un videogioco
lo paghiamo 60 euro, giusto ragazzi? Fate, ecco, fate questo conto mentale. Lo pagate 60 euro. Quanto vi potrà mai dare? Anche tipo a stuprarlo nei più orifizi possibili. Prendiamo tipo Red Dead Redemption, che è quello più lungo. O un Breath of the Wild, o un The Witcher 3. Quanto vi porterà tipo via? Tipo 100, 120 ore? Sì, 120 ore. 150? 150 ore in World of Warcraft vuol dire fare a malapena un'espansione. Mm. Cioè, a malapena nel senso, avete fatto la quest line principale e qualcosa di secondario, ma avete scalfito semplicemente, come si chiama, la crosta dell'espansione. Perché l'espansione poi dentro ha 750 altre milioni di cose da fare. Ma sta di fatto che se uno... Infatti, e infatti è per quello che siamo noi, ragazzi. È un Morpg. Un Morpg è di suo così. Se hai poche ore al giorno, i Morpg non ci giochi. Ragazzi, no, non è un bene di lusso. Blizzard non è tenuta a far giocare per forza allora, tutti. Allora, Plagas, qui però stiamo un pelo confondendo. No, qui stai sbagliando te, Plagas. No, allora, no, più che sbagliando, cioè più che sbagliando si stai confondendo, ovvero... Ok, vai. Non è un discorso elitario, è banalmente intrinseco nel genere. Cioè, ovvero, perché quello non è il problema dell'abbonamento di WoW. Perché banalmente lo stesso discorso te lo potrei dire per Guild Wars, te lo potrei dire per Final Fantasy XV, volendo anche per 14, Destiny. Per cioè, ovvero, è una tipologia di gioco. Ragazzi, anche per o Destiny qualsiasi 2. JRPG, per esempio. Sì. Cioè, è una tipologia di gioco che non è adatta a chi ha poco tempo per giocare. Perché è proprio la struttura in sé del gioco che ti pone davanti un titolo che ti dice: amico mio, se non c'è un cazzo di tempo per giocare, problemi tuoi. Cioè, nel senso, la struttura è questa. Se non c'è tempo, gioca ad altro. Esatto. Banalmente è come se mi chiedi: ho tipo 3-4 ore alla settimana, mi conviene prendermi un Dragon Quest 11? No, no, banalmente no, perché non ci capiresti un cazzo. O un Final Fantasy dall'1 al 6. Poi per farti capire, no, saresti poi, per farti capire anche con titoli che conosci anche di più te, Plagas, io sconsiglierei anche per chi ha 3-4, cioè 4-5 ore al giorno alla settimana, anche un Destiny 2. Li sconsiglierei anche Destiny 2, The Division 2, perché comunque sono giochi che ci devi stare lì, soprattutto quando arrivi all'endgame, devi starci lì. Devi farle le giornaliere. Ma dal punto di vista personale mi rodono i coglioni. C'è un gioco che vorrei giocare, tanto vale che mi dice: cioè, almeno posso giocare. Capisco che rode il culo, ma la colpa non è Blizzard. Cioè, ripeto, Plagas, ti rode il culo a te, ma perché è un problema tuo, non è colpa di cioè, Blizzard. Blizzard tipo di... cioè, giochi, lavori la mattina e il pomeriggio, la sera torni a casa e ti fai un paio d'ore di lavoro. No, Plagas, fai come fa tanta gente. Lavora durante il giorno e la sera gioca a WoW dalle 9 fino a mezzanotte. O anche oltre. Non e poi so come faccia, e perché poi, io c'è gente fa così. C'è gente che lavora e la sera tipo torna a casa alle 8, si mette a giocare a World of Warcraft da mezzanotte fino... cioè dalle 10 fino a mezzanotte l'una e si mette a fare raid e le Mythic. Per farti capire. Ripeto, il discorso non è tanto del... se ti rilassa, sì. Infatti, io personalmente non ci riuscirei mai a duro troppo dormire. Cioè, Plagas, ripeto, si ritorna alla solita cosa. Stai facendo quello, esattamente quello che non... quelle non sono persone, sono macchine. Disse Plagas, che è detto da te. No, allora. Plagas non è una macchina. Plagas è un milanese imbruttito. Allora. Plagas, allora, parliamoci chiaro. Tu stai tirando fuori tantissime cose che, ripeto, che tiravamo fuori anche noi. Ma anche Mirko, che ad esempio ha poco tempo, che di solito... cioè poco tempo, in realtà è lui che è stronzo. Non è che ha poco... è stronzo e basta. Perché te ci giochi solo un'ora al giorno, ma solo perché sei stronzo. Perché se no... a parte quando giochi con Cry e tutto. Però, grosso modo, Mirko ci potrebbe giocare da... fate conto, da mezzogiorno e mezzo... volendo fino alle 7.
perché i pomeriggi liberi? So, è più di quanto potrebbe avere delle persone, però lui di solito ci gioca poco, cazzo, però ai tempi quando noi ad esempio lavoravamo anche molto più fisso, effettivamente noi anche con alcune tipologie di gioco tipo GDR noi si giocava dalle 7:30 alle 9, noi si giocava comunque 2 ore, e all'epoca non entravamo su World of Warcraft, ci siamo tirati tutte le scuse che hai tirato te, appunto perché sapevamo di non avere tempo e di poterci giocare solo unicamente il fine settimana ci rodeva il culo. Solo, è solo quello, Plagas. Non è... Allora, quello che diciamo che oggettivamente è sbagliato è quello di farti pagare l'abbonamento e l'ultima espansione, che non ha un cazzo di senso, perché un conto era come... è come se fosse un Final Fantasy o un Guild Wars, che te effettivamente compri il gioco, c'hai il tuo, e se esce un'espansione, giustamente ti compri l'espansione, no? Mentre... World of Warcraft, avendoci un abbonamento, non ha un cazzo di senso che tu mi faccia pagare anche un'espansione. Già te la sto già pagando da più di un anno l'espansione. Sì, infatti. Però ripeto, Plagas, è solo... Infatti è quello, il grosso problema che ha sempre avuto World of Warcraft, è l'entry level, è l'abbonamento. Sì. Perché poi quando entri in World of Warcraft, capisci dell'abbonamento e capisci... De perché probabilmente c'è l'abbonamento. È per, un po' per scoraggiare per chi non ha effettivamente tempo. Mettiamo così. Sì, anche perché banalmente sarebbero giocatori che poi comunque morirebbero lì. Nel senso, sono quei tipici giochi che per natura non sono pensati per tutti. Raga, la Blizzard non è Nintendo. Che un gioco Nintendo lo può giocare un bambino di 8 anni come uno di 40. No, no, ma ripeto, purtroppo quello è cioè, il genere MMO che sia... No, ma in realtà più che altro, Plagas, capisco il discorso... Cioè, il problema tuo è scoraggiante, non tanto l'abbonamento in sé, il fatto che appunto... È un abbonamento per un MMO, perché fosse stato... Cioè, Plagas, penso che per te non avresti nessun problema ad abbonarti al Game Pass. Ma banalmente perché lì ti costa relativamente poco e giochi quando vuoi a quello che vuoi. Quindi banalmente ogni volta c'hai l'esperienza che più desideri in modo mirato. Mentre WoW è un... Cioè, comunque è sempre riguardante un... un universo ben preciso, quindi sì, poi tra l'altro anche lì mi viene da dire, raga, poi si può parlare di tutto quello che vi pare, però andando proprio in soldoni, raga, la Blizzard non è una società di carità, cioè non è la Caritas, cioè ha messo su un sistema di abbonamento con spesa aggiuntiva per le ogni espansioni perché banalmente c'è gente che paga. Cioè, raga, si cominciano a calare le vendite a un punto tale che e arrivano lamentele fisse del raga, e l'abbonamento costa troppo, ci si fa. Vedrai come la Blizzard cambia il sistema. Solo se continua ad avere un numero di un flusso utenti tale pagante con questo sistema, tale non solo da continuare a perpetrare la cosa, ma essere redditizi, cioè essere redditizi a puntuale da non pensarci neanche lontanamente a cambiarlo, ragazzi, facciamoci due conti, cioè nel senso è un po' come tutti quelli che ma FIFA è uguale ogni anno, ma perché cazzo IA deve cambiare? Perché se ti reskin il gioco dell'anno prima e c'è milioni di utenti che lo comprano al day one a 70 carte, che cazzo deve cambiare? Lì siamo al solito, siamo al solito discorso, ragazzi. Sì. Cioè, alla fine, poi le scelte non è che lo fanno veramente le aziende. Ragazzi, tanto lo fa il mercato. Tanto un flusso di gente nuova ce l'hanno, perché se ci avessero avuto problemi, sai da quanto tempo avrebbero già messo free to play World of Warcraft? Hai voglia te. Se non l'hanno ancora messo vuol dire che comunque un flusso di gente c'è. Anche solamente gente che si fa un abbonamento ogni 3 mesi.
Perché comunque i personaggi non vi vengono cancellati, ragazzi. Vengono cancellati, mi pare, dopo un anno di inattività, se non ricordo male. E quindi risiamo appunto a capo. Non è troppo alto l'abbonamento, perché poi comunque trovi anche alcune offerte che te, anche in altri siti, che tipo 2 mesi le paghi meno rispetto a che prendono su Blizzard. Quindi, cioè, modi ce l'hai per giocarci anche spendendo un pochino meno, per provarlo se ti piace. Allora, un sentiero incerto. Illidan crebbe a Valashar, al fianco del fratello gemello Malfurion. I due giovani gemelli elfi della notte entrarono in competizione tra loro per l'affetto della giovane sacerdotessa Tyrande, mentre affrontavano le prove di passaggio del semidio Cenarius. Andiamo al bosco dei sogni ora, dove la strada di Illidan sarebbe stata forgiata. E andiamo al bosco dei sogni. Cioè, tutto lì, Plagas. Non li eliminano. Non li eliminano, liberano il nome recuperato da poco. Un account fermo da anni. Ah, ok. No, ma mi pareva che poi dopo un tot di tempo ti cancellano anche i personaggi Stargate. Mi ricordo anche questa cosa qui. Ora non mi ricordo dopo quanto. Eh sì, bravo. Con questo volo proprio, sì. Volo sì, alla morte. Però non mi ricordo quanto il tempo, devo essere sincero. Ero da Draenor che era frizzato. Oh. Boh, poi può essere che abbiano cambiato le cose. Mi ricordo che ai tempi, ora forse era del classic, se c'avevi un tot di tempo che eri inattivo, praticamente ti cancellavano le cose dell'account. Che poi ovviamente sono prigionieri della legione. Liberali prima. Non erano cancellati, attenzione, non erano cancellati definitivamente, Potevi comunque recuperare. Ti venivano cancellati comunque, se poi ritornavi a giocare potevi mandare un'email a Blizzard che te le ricaricava solo per fare spazio server. Sì, ma se scendi di poco il prezzo, le persone che come me non si fanno l'abbonamento se lo fanno portando. Plagas, risiamo lì. È la domanda e l'offerta. Plagas, risiamo lì. Se avessero problemi di nuova utenza o vedendo che il prezzo sia troppo alto, l'avrebbero già abbassato. Cioè, il discorso è sempre lì, ragazzi, domanda offerta. Se l'offerta è tale da tra virgolette, ripeto, legittimare il prezzo. Wow. Chi abbonamento? Allora, 30. Questo è su Battle.net. Ah, Battle.net. Guarda, c'è anche la lista dei siti dove puoi comprarti l'abbonamento. Parte da 11. Da 11 euro. 11 euro. Cioè. Babbo, ti sentono? Fino, vabbè, a questo che non ha senso, 14 euro, proprio non ha senso. Poi, qua che le puoi acquistare... Cioè, anche a meno di 10 euro. Cioè, anche a meno di 10 euro, tipo c'è uno a 9,72 euro, 9,87 euro. Questo dico sempre per un mese, Che poi questi sono, penso, che sono anche compravendita che si alza o abbassa. Questo è sempre il solito sito. Sì, no, Andrea, i prezzi sono quelli, Sì, poi sono sempre. Poi c'è alcuni che fanno veramente cacare. 21 euro. Sì, allora 11 euro è tanto, ripeto. Dipende molto dal contesto. No, Plagas. Cioè, non vogliamo fare. Allora, Plagas, non è tanto. Ripeto, tu devi pensare alle ore
che ti può donare World of Warcraft in quel mese, perché tu a World of Warcraft, quando paghi l'abbonamento, paghi letteralmente l'abbonamento a un servizio. World of Warcraft non è tanto un videogioco, ma è un servizio. E questo servizio, se tu ne hai la possibilità, in un mese fai tante di quelle ore e di quel game che non potresti mai fare comprando su un gioco qualsiasi a 60 euro. Cioè ti dà per quei 12 euro in un mese l'equivalente delle ore che faresti completando al 100% un qualsiasi altro gioco da 60. Sì. E sei semplicemente alla punta dell'iceberg però su World of Warcraft. Perché? Perché è un game at service, ragazzi. È un servizio. Dovete pensare gli MMO non come il videogioco classico, ma un servizio. Voi pagate il servizio. Infatti tutti i cosiddetti free to play sono una presa per il culo, perché a differenza di World of Warcraft, che voi comprate il gioco e avete tutto, avete già tutto nel gioco, i cosiddetti free to play o anche i soliti giochi che voi comprate, tipo come Guild Wars, non avete tutto. Non avete tutto a disposizione. Ma se volete determinate cose, dovete pagare altri soldi. Sì, infatti. Mentre World of Warcraft vi dà tutto. L'unica cosa che ha in più sono solo queste. Roba estetica. Totalmente inutile, tra l'altro. Solo che se gli volete dare voi dei soldi in più. Né più e né meno, ragazzi. Quindi, cioè... Io vorrei... ragazzi, ma infatti, che... ragazzi, potete fare altro. Io, ad esempio, gioco a World of Warcraft e gioco altro. Non è che... Anche Mirko che lavora, ritornando a te, ora lui per fortuna ha anche un lavoro che gli lascia anche più spazio libero, ma anche, ripeto, anche ai tempi quando comunque lavoravamo e facevamo anche pomeriggi, noi comunque ci riuscivamo a ritagliare e giocare due giochi contemporaneamente. Il tempo dove spendevamo di più era il fine settimana, dove avevamo poi più dipende, tempo. Anche lì dipende molto dalla voglia che c'hai, ovvio. Se di partenza non hai molta voglia di poi, giocare un titolo, è ovvio. Quello è perché, Plaga, stai pensando per te. Te sei una persona non molto impegnata che ha anche tanti altri progetti in ballo. Però, Plagas, è come dire, anche un Destiny 2 e un The Division 2, se hai poco tempo, non ci giochi. Perché? Perché non farai mai un cazzo del gioco. Sì, infatti. Cioè, se sei una persona che ha poco tempo di giocare... Cioè, semplicemente non giochi, non prendi questi giochi. Ragazzi, ripeto, è lì che state sbagliando. Voi state pensando che vi sia dovuto la possibilità di poterci giocare. No, ragazzi, è un bene di lusso. Se non avete la possibilità, non lo fate. Non lo fate. Come noi avremmo voglia di giocare tantissima cosa, non ce le possiamo permettere per soldi e tempo, non le giochiamo. Fine. Non c'è se o ma. Da questo punto di vista ha ragione Blizzard è un'azienda, dà un servizio, non ti puoi permettere il mio servizio, non lo giochi. Sì, infatti. Non lo usi, fine. Ragazzi, ti abbiamo dato la possibilità di giocare 20 livelli gratis, ti giochi quelli. Un antico ricordo si risveglia. Quando vorrai, scopriremo insieme un frammento del passato di Illidan. Sera. Però hai rotto un po' il cazzo di farmi accasciare tutte le volte. Beh, che sono di Pisa, ma tutte le volte mettimi torto. Illidan, la tua rabbia è ingiustificata. Nessuno intendeva insultarti. Mi hai tagliato fuori, Cenarius. No, puoi restare. Ma non sarò più il tuo mentore. Se vorrai continuare a studiare la natura, dovrai farlo insieme a tuo fratello. Quindi dovrei imparare da un novizio anziché da un maestro? Devi imparare il rispetto. Malfurion diventerà il primo druido perché è uno studente instancabile. Tu non lo sei. Intraprendere questo sentiero richiede sacrificio, Illidan. E tu non l'hai ancora capito. Beh, la parola di sacrificio a Illidan fa quasi ridere. Fratello,
Welcome! Ghost, grazie per il follow. Grazie per il follow e benvenuto nella famiglia. Poi Plagas, ripeto. Scusa, poi finisco. Welcome! Ma non Illidan. Egli è mosso dalla mano del fato. Il suo destino è altrove. Comunque Plagas, poi anche lì si può sempre star a discutere. Ho ragione io tanto quanto hai ragione te. Perché intanto poi alla fine dei conti, chi ha realmente ragione è Blizzard. Cioè, ripeto, se avesse avuto problemi o cose di utenza, quello che hai detto te e quello che abbiamo detto io e Mirko l'avrebbe già fatto anni fa. Se non l'ha fatto anche nei momenti più disastrosi, come Wall of Draenor o Battle for Azeroth. Faccio un altro esempio. Cioè, la gente non batte, cioè non ha battuto ciglio quando le ditte videoludiche hanno detto nella nuova generazione i giochi non costeranno più 60 ma costeranno 70-80 euro. No, ci sono incazzati. No, nel senso, perché ve l'hanno spacciato come c'è bisogno di più spese, il costo di sviluppo aumentato, e la gente ha bofonchiato, però bene o male gliel'ha passata per buona. Ragazzi, non è assolutamente vero, anzi una ricerca di mercato ha proprio detto l'esatto contrario. Ora alle case di sviluppo costa addirittura meno sviluppare un videogioco rispetto ad anni fa, perché i motori di gioco costano meno, hai bisogno di meno tra virgolette manodopera per poter continuare a sviluppare su un motore, perché comunque è conosciuto ed è più facile lavorarci, quindi in realtà i costi sono molto meno adesso rispetto a prima, eppure hanno intortato praticamente il 90% della community dei gamer facendoti costare i giochi di nuova generazione 70-80 euro all'anno. Questo sapete perché costano di più? Perché hanno abbassato i prezzi delle console. Perché le console con il prezzo che sono uscite adesso non dovevano costare più. No, Andrea, è che banalmente vogliono più soldi le classi dirigenti. Eh sì. Cioè, detto in poche parole. Ma anche per quello delle console vendute molto in vendita. Allora, sì. Ovviamente dove vanno a guadagnare le software house, cioè soprattutto, anzi, più che le software house, le case di distribuzione quali Sony e Microsoft, a parte ora è tutto un discorso a parte, e più che altro Nintendo, sui software, non sull'hardware. Che fa? Cioè, ragazzi, banalmente, anche lì, a me mi verrebbe da dire... Cioè, uno che dice, ma io non voglio spendere 60 euro un videogioco. Va bene, ben ritornato, Clay. Puoi aspettare gli sconti. Aspetta gli sconti. Cioè, come anche su World of Warcraft, c'è il periodo in cui Blizzard abbassa i costi dell'abbonamento? Sì. Anzi, addirittura c'è il periodo in cui No, siamo già a Raid Cry, solo che ora prima facciamo tutto il pezzo quello di Illidan. Di Illidan, perché almeno poi ha un senso poi quello che poi succederà al Raid. Sì, su Instant si risparmia. Ora si risparmia. Risparmierai quanto? 2 euro? 2 euro, sì, se ti va bene. Cioè, quindi, bene o male, ragazzi, poi ovvio, alla fine poi si può fare tutti i discorsi che vi pare, però è semplicemente mettere i soldi in tasca alla gente. È ovvio che a me spendere 10 euro il mese, spendere 10 euro il mese, no, su Blizzard costa 11, cioè 10 euro il mese a me non mi crea problemi. A uno che magari non ha un lavoro e c'ha tra virgolette la paghetta dei genitori che dire... Ti dà, sono una sega, 50 euro al mese, 10 euro è una spesa notevole. Quindi, fallimento, rifiuto. Da quel giorno Illidan sarebbe stato tormentato da entrambi. Imperterrito proseguì alla ricerca del suo destino. Alla fine, trovò un'altra strada. Anni dopo, con l'infuriare della guerra degli antichi, e mentre la presa della legione infuocata si faceva sentire per la prima volta su questo mondo, Illidan conobbe un comandante militare di nome Curtalos, Crinocorvo. Curtalos,
Curtalos, penso più Curtalos. Egli riconobbe il potenziale di Illidan, promuovendolo a capitano delle Guardie della Luna, un potente gruppo di stregoni elfi della notte. Dobbiamo fare esperienza di questa memoria di forte corpo nero sulla riva ovest di Valashar. Sì, vabbè, magari, ok, 10 anni rispetto a 13 di Blizzard, rispetto a me non da, non, cioè, non è una spesa per cui poi ora, mi sta ora Plagas, o comunque Plagas o chiunque stia ascoltando la live, non vogliamo difendere Blizzard, lunge da noi. Come abbiamo già detto all'inizio e lo ripeteremo sempre, sappiamo che è una spesa esosa, molto esosa, quindi non la che cazzo, quindi non la stiamo difendendo per niente, cioè, anche se posso sembrare contare, no, l'unica cosa che cerchiamo sempre di sì, però se mi fa muovere sì, sarebbe bello, però cerchiamo sempre di metterci da entrambe, cioè, le parti, dalle parti nostre. Anche noi troviamo che può essere troppo alto. Ad esempio, se fosse per noi, lo metteremmo sui 6-8 euro. Visto che mi fai pagare anche l'espansione, è un matrimonio del 2015. L'hanno voluto presto, quindi porca miseria. Comunque, dicevo, metterei tipo 6-8 euro il mese. Visto che mi fai pagare, realmente farei anche una cosa molto più intelligente. Fai, ok, ti pago 60 euro l'anno, punto. Però ragazzi, ora con l'espansione, comunque, wow, dai 10 ai 13 euro. Guarda, te lo dico subito. Dov'è? No, qui lo sai che ti fa così. Perché non si muove? Perché è tutto schermo. Ah, cazzo, non mi fa vedere lo stesso sotto di là. Vabbè, Cry, guardi te. Sì, l'ha detto prima, 12,99€. 12,99€. Però ragazzi, con 12,99€ cosa c'avete? Un gioco con 7-8 espansioni, più adesso avete tutto il classic e con l'avvenuta anche di Burning Crusade. Sì, fa. Quindi tanto non è che me lo ho cominciato un certo Final Fantasy 14 online grazie alla Complete Edition. Infatti, poi c'è altra roba alla fine. Poi ripeto, se volete provare un morph che fa paura, l'abbonamento andate su Final Fantasy 14. Fatto sta che poi tanto gira e rigira, poi prima o poi vi verrà, fidatevi, la curiosità. E come a noi, e come noi abbiamo provato vari morph e ci hanno fatto cacare tutti. Siamo proprio così, ci hanno fatto cacare tutti. World of Warcraft c'era rimasto nel pallino perché noi eravamo amanti di Warcraft. Quando abbiamo scoperto che c'era la prova gratuita l'abbiamo giocato, ma abbiamo fatto vabbè, anche questo è un morto, che cosa ci sarà cosa ci sarà di così diverso rispetto agli altri. Chi è stato eccoci qua che ha sparso ghiande per tutto l'oro. Non vi dicono cosa è successo dopo perché direi che è abbastanza palese. World of Warcraft ha così fa. Ah, non so come spiegarlo. Ha quel qualcosa di diverso che gli altri Morpg non hanno. Non so come spiegarvelo. E l'abbiamo provato noi. È un abbonamento. Free to play da 60 giorni. Costo 25 euro. Sì, quindi, cioè, alla fine anche quello. Ora mi riaccartoccio. Un antico ricordo si risveglia. Lei non mi cacchia. Quando vorrai, scopriremo insieme un frammento del passato di Illidan. Sì, comunque, Xera, ti ripeto, non devi tutte le volte accartocciarmi. Non c'è bisogno. Sì, e c'è molta più lore. È ora di rispedire questi danni. Allora, quello non possiamo dire. Padroni. Per Ashara, per Kalimdor. Sire. L'assalto della legione alla nostra rete di teletrasporto a lungo raggio ha reso gli spostamenti faticosi. Meglio tardi che mai, vero? Chi ha ancora fiato in corpo, combatta. Siete pronti? Sire, dietro di te, un'altra vil fauce si è aperta.
Guardie della notte, concentrate le energie su di me. Mostreremo a questi demoni il potere dell'arcano. Terrozza di creatura vile ci hanno scagliato contro. Che la madre luna ci aiuti. Abbiamo bisogno di riposare. Ben fatto, Illidan. Ma la battaglia è appena iniziata. La legione ha massacrato metà delle nostre forze e ha disperso gli altri. Ciò che vedi ora è tutto quello che rimane della guardia a protezione della rocca. A complicare le cose, se non verrà fermata quella mostruosità nell'arena, la rocca brucerà dall'interno. Prendi le tue guardie della luna e libera questo luogo dall'invasione demoniaca. Sei la nostra ultima speranza, Illidan. Fa ciò che devi. Se la rocca Corvo Nero cade, tutta Suramar cadrà con essa. Non ti deluderò. Come al solito. Per me, Indy, già solo il fatto che Final Fantasy è servita quasi tutta la vostra energia. Non è in italiano, per me è già comunque un passo indietro. Se spingessi oltre le guardie della luna, morirebbero. Se potessi riparare quel portale inattivo, avremmo i rinforzi necessari e una fonte di potere per recuperare le mie energie. Eccellente. Il potere irradiato dal portale mi alimenterà fin tanto che vi rimarrò vicino. Devo ricordarmi di tornare a uno di questi portali quando sarò affaticato. Ai tuoi ordini. Sono pronto, Ser Crino Corvo. Abbassate la saracinesca. Sì, che bagaglio, effettivamente sì. Abbassate allora, i cancelli. Che è buggato, perché i portali in realtà non te li danno. No. Corri, piccolo Crino Corvo, corri! Forse fai ancora in tempo a fuggire e vivere qualche miserabile giorno in più nascosto da qualche parte. Lo riscafi? Cosa? Crino Corvo ha mandato un cucciolo ad affrontarmi? Ti insegnerò a rispettare chi ti è superiore. Quando mi dai le skill, me lo dico. Osate sfidare la legione infuocata? Inginocchiatevi al potere illimitato della magia vile! La sua magia vile è troppo potente. Potrei provare a incanalare l'energia delle guardie della luna, scatenando un'immensa devastazione. Ma anche i miei maghi morirebbero. Che altra scelta abbiamo? Se fallisco, Suramar cadrà domani. E con essa, la mia amata Tyrande. Devo agire ora! Hai ucciso i tuoi stessi soldati! Razzati il cucciolo agli artigli! Avevi ragione. Il capitano Gran Tempesta ci ha dato... In realtà no, mettete al sicuro il bastione! Avanti! Ma la utilizzi maldestramente. Permettimi di mostrarti che distruzione può portare nelle mani di un maestro! Altre migliaia. È come se le armate demoniache venissero dal portale nel cortile qui sotto. Dovrò distruggerlo se vogliamo sopravvivere, ma avrò bisogno delle guardie della luna. Io onestamente, una bomber, sono d'accordo con Illidan. Cioè, non per cattiveria, ma l'altra alternativa qual era? Cioè, perché allora un conto è magari il discorso guerra orda alleanza e quindi magari posso, cioè posso, invece che di essere la legione infinita fossero stati tipo gli orchi, bene o male allora sì, avrei decisamente condannato Illidan, perché banalmente loro fanno prigionieri, loro comunque c'è un onore, cioè di sottofondo c'è l'onore del guerriero e tutto quanto. Ok, quindi banalmente non c'è bisogno, ma questa non è, questa è una forza di annichilimento. Loro vogliono letteralmente dar fuoco ad Azeroth. Quindi, cioè,
devi scegliere di che, semplicemente puoi scegliere solo di che morte morire. Quindi vuoi morire combattendo o vuoi morire soccombendo? Se non vincere questa battaglia, posto. Sì, infatti, non poteva né scendere né salire. Cioè, nel senso, non è che le avrebbero schiavizzati o altro, avrebbero dato fuoco ad Azeroth. Ha odiato una cosa molto importante, l'essere stato costretto a essere prescelto. Penso che non so neanche se lo sapesse il... No, gliel'avranno decantato sicuramente da quando era giovinco. Che in realtà questo per rifornirvi di mana non vi rifornisce di mana, vi fa arrivare nuove truppe. Ai tuoi ordini. Ci sono troppi demoni. Io ho bisogno di più potere dalle guardie della luna. Mi sto spingendo troppo oltre. No, devo concentrarmi. Il futuro della mia gente dipende da me. Sì, dove sono però le truppe? Game lo spiego tu. Dove sono le mie truppe? A proposito, ragazzi, andate su Facebook. Perdonami per ciò che sto per fare. Andate ragazzi sulla nostra pagina Facebook, che c'è appena arrivata, cioè oggi, nuova recensione del nostro Simone il Guardiano. Ah, ok, ben arrivato. Posso? Oddio, io in realtà per esempio ci ho provato coso per la terra. Lì c'è un sistema che per console in realtà è proprio benissimo. Baladur. Gli incantesimi tradizionali non possono nulla contro di lui. Dovrò richiamare la furia del cosmo per distruggere il portale. Poi saremo solo io e il demone. Audaci vi ergete a sfidare la grande ombra infuocata! Sono il più grande ammazzamaghi del cosmo. Non hai alcuna speranza, piccolo elfo. Caccia questo. Visto tanto potere, che poi il raggio polare. Illidan ha conquistato il cortile. Avanti. Sì, più o meno. Cosa? Un Dragon Ball. Sì, era un onda Kamehameha. Kamehameha. Avete aperto la porta? Allo? Ok. Ci uniremo alla battaglia nell'arena! Capitano Gran Tempesta, guida la carica! Devo entrare nell'arena per distruggere quella mostruosità. Che la Madre Luna mi dia la forza. Cosa, Illidan?
ci sta travolgendo! La rocca non resisterà a lungo! Ho provato di tutto contro questa creatura, ma senza successo. Devo chiedere l'aiuto delle guardie della luna un'ultima volta. Illidan, no! Io ho sacrificato tutto. Voi, cosa avete fatto? Cosa hai fatto? Li hai uccisi tutti, Illidan! Cosa dovrei fare, Kurtalos? Sorridere e annuire ai nostri nuovi padroni mentre riducono in cenere il nostro mondo? C'è sempre una scelta! Avremmo potuto... Avremmo potuto cosa? Sei cieco, Crino Corvo. Siete tutti ciechi! Era un'invasione. Ci è mancato poco che uccidessero tutti e conquistassero Suramar! Il meglio che sapete fare è criticare i miei metodi? I miei maghi sono morti per salvare il nostro mondo! Cosa avete fatto voi? Cosa avete sacrificato? Sei un maledetto sciocco, Crino Corvo! Non importa. Ne ho abbastanza di voi. Sì, ha ragione. Non sconfiggeremo mai la legione finché ci saranno dei codardi a tenere le redini. Addio. E buona fortuna. Forse la prossima volta fareste meglio a implorarli di risparmiarvi la vita. Cosa che probabilmente hanno fatto. Visto che poi dopo sappiamo che è andato tutto a merda. Resistete! Siamo messi a dura prova, ma ne usciremo vittoriosi! Appunto. No, ma che poi la cosa che mi fa dire... Illidan ha sempre sacrificato tutto. Sì, esatto. Sì. Cioè, che poi in realtà non è che ha sacrificato tutto. Cioè, i suoi maghi sono morti, si sono comunque immolati, anche se non proprio volontariamente. Cioè, anche lì a me mi fa ridere. Cioè, non è che ha sacrificato tutto. Perché sacrificare qualcosa vuol dire... tra virgolette, distruggere qualcosa di non necessario... per raggiungere un obiettivo. Illidan banalmente fa: allora, le opzioni in questo momento sono due. O facciamo di tutto per salvarci, o semplicemente ci arrendiamo e speriamo che non ci ammazzino. No, ma più che altro il discorso è allora, raga, se si perde siamo morti. Cioè, non è che c'è, se si perde siamo morti tutti. Io ne posso sacrificare una parte per salvare tutti gli altri. Si chiama guerra, cioè, perché a me verrebbe da dire a Crino Corvo: te che tanto pazzichi bene, sacrifica. Ma quando si fanno le guerre la gente muore, sai? Ma sono soldati, fa, anche i miei erano soldati. Cioè, quando te scendi sul campo di battaglia, cioè ci scendi con la consapevolezza che puoi morire, no, cioè, che alte probabilità di tirarci il cazzino. E Illidan fa: io ho fatto tutto il possibile, sono diventato quasi, cioè, ho sacrificato i miei uomini per salvare, cioè, quello che mi sapete dire, quello è l'unica cosa che mi avete detto, invece di elogiare il sacrificio dei miei uomini e quello che ho fatto, sapete semplicemente dire: sei un mostro, apri il culo e stringi detti. Ma no, il fatto è quello. Ci fosse stato il dubbio di dire: ma magari ci possono anche solamente schiavizzarci, tra virgolette. No, perché la legione infuocata, e lo dimostra ogni volta che arriva, non vuole schiavizzare Azeroth, non vuole distruggere. No, vuole proprio rendere al suolo, rendere la terra bruciata. Quindi la legione fa lo vedrete quando arriveremo lì, su Argus, tra l'altro. È lì la differenza tra un Illidan Gran Tempesta e un Arthas. Che Arthas è andato fuori di capoccia perché pur di... Attenzione, Arthas però non voleva distruggere Azeroth. Voleva trasformare tutti in morti. Prima. Ah, ok. Cioè,
Perché Arthas dice le stesse cose di Illidan, sì. Ma Arthas sbaglia in principio, perché come si dice, lui sacrifica innocenti che banalmente non c'entravano un cazzo comunque. Cioè, quando distrugge praticamente il villaggio... No, guarda, la cavalcatura di Cry. Cioè, distrugge il villaggio con il grano corrotto, perché per lui sono tutti ormai corrotti. Lì è sbagliato, perché lì è fatto un genocidio. Ma infatti anche lì, cioè, anche se ti ricordi, lì c'è proprio, come si chiama... No, Turalion. Tyrion. No, non Uther, la maga. Jaina? Jaina, cioè, anche Jaina, e lì gli dice... No, è un po' cacata fuori dal vaso, cioè... Anche meno. Comunque, la sottile linea rossa tra bene e male si trova dove l'intento ha poca importanza. Illidan non riusciva a capire come chi lo circondava fosse così cieco alla minaccia della legione infuocata. Il destino ha un senso dell'umorismo particolare. Sì, perché poi diventerà già colui. Il male nel senso stretto della parola. Sì. Nella casa di mio padre sono pochi i mortali che possono comprendere la verità sulla legione. Coloro che ci riescono rifiutano di accertarne il significato. Tale conoscenza è un peso che lo spirito mortale non riesce a portare. Sacrificare tanto di se stessi cambia l'anima. Anche tra i vostri più grandi eroi furono pochi a comprendere un simile sacrificio. Dobbiamo assistervi attraverso gli occhi di Illidan. Andiamo ad Ajara, sul continente di Kalindor. Andiamo ad Ajara. Si è fatto convincere che tutti erano infetti. Ma non è vero, ma sì, infatti. Cioè, lì è sbagliato. Che lui ha fatto, io ho sacrificato la mia gente per sconfiggere la piaga, il flagello. Non è vero. Poi, ragazzi, ma comunque, anche da Lich King Arthas, per quanto ovviamente, come il suo solito, nei modi più sbagliati possibile. Cioè, lui comunque realtà... Arthas voleva utilizzare il flagello perché sapeva cosa c'era oltre il velo, sapeva come Illidan cosa avrebbe provocato la legione su Azeroth. Nel suo modo ormai malato, la soluzione era il flagello, l'immortalità, i cavalieri della morte. Era l'unico modo per salvare Azeroth. Quindi trasformare tutti nel flagello e dare a tutti quel potere che gli avrebbe potuto salvare. E che l'hai fatto nel modo sbagliato. Non hai dato, cioè, come quelli nel villaggio, o come quello che succede, come si chiama, alla campagna a Nordania di Warcraft 3. Lui non ha dato possibilità, sì, di scelta. Sì, poi tra l'altro anche è vero, come dice bene anche Cry, cioè, ricordiamoci che quando lui va a Nordania, cioè, affonda le navi da sole, perché almeno così i soldati non potevano tornare indietro. Esatto, cioè ormai lui era andato fuori di Melo, cioè la differenza tra Illidan, attenzione, e Arthas, che Illidan ti spiattella davanti la verità e ti dà una scelta. Non ti impone niente. Arthas invece fa l'esatto contrario. Arthas ti impone la sua logica. E ora Illidan è la quinta essenza c'è il portale. Cioè, è la quinta essenza del Machiavelli, del principe del Machiavelli. Cioè, ah, già, è vero, c'è il portale di quadra per il Monte Giallo. Come si dice? È il banalmente. Il fine giustifica i mezzi. Cioè, noi bisogna vincere contro una forza che vuole annichilirci. I bei ricordi. La scaglia di alla morte. E questi, se vedete, sono
Non sto scherzando, sono tutti. Tutti i portali che rappresentano praticamente l'espansione Cataclysm. Aspetta. Monte Aijal, per i veterani di Warcraft 3, l'ultima missione. E niente. Già andiamo a fare. Di odio e vendetta, ma in realtà già veniva manovrato. Sì, tra l'altro. Chi? Arthas. Sì, sì, sì. Infatti c'è già Kel'Thuzad, la prima volta che lo sconfigge, già incomincia a mettere il seme, cioè il coso in testa. Non c'è niente su. C'è un po' di. Aspetta, cosa mi stai segnando? Ah, ok. Accampamento del prescelto. Presimba! Infatti ragazzi, poi se capiterà quando avremo un po' di spazio il fine settimana, che siamo arrivati un po' in pari con tutta la roba di Shadowlands, penso che non succederà mai. Volendo si potrebbe portare Warcraft 3 per farvi vedere tante cose dove sono iniziate in World of Warcraft. Infatti sono troppo alto. Penso di sì. Questo è invece di World of Warcraft normale. Anche se in realtà questa baia è effettivamente di Cataclysm, visto che Goblin sono stati messi in Cataclysm, se non ricordo male. Guarda, una scimmia a tre teste. Zove, zove! Simone, allora le leggende dicevano il vero. In un sito, allora, Warcraft 1 non esiste, si chiama Human contro, cioè Orc versus Human. Human versus Orc, una cosa del genere. Il secondo si chiama Warcraft 2. Che infatti mi piacerebbe che prima o poi Blizzard piano piano le riportasse e le mettesse su Battle.net, queste cose qui. Perché sono comunque bei titoli e bei pezzi di storia, che mi dispiacerebbe che andassero persi. Serio? Quando vorrai scopriremo insieme un frammento di. Ho fatto 400k di danno. L'hai visto? Vabbè, pure. Ammira la potenza della legione. Jesse Geras, eh? Per quanto si sforzi di combattere, questo mondo cadrà. I nostri occhi ci ingannano. L'armata che marcia su Azeroth non è che un sussurro della vera forza della legione. Oltre quest'armata ce n'è un'altra, e un'altra, e un'altra. Se anche li sconfiggessimo, sarebbe tutto inutile. Siamo spacciati. A meno che non troviamo un altro modo per combatterli. E io lo troverò. Infatti, per sapere precisamente cosa stai combattendo, Illidan decide di letteralmente. Ma parli di ragione. Cioè, decide letteralmente di entrare nella parte che vuole combattere. Dall'interno sai più cose. Ma soprattutto acquisire quel potere che gli servirà per poterli sconfiggere. Infatti Illidan è l'unico che ha visto realmente cos'è la legione e ha capito una cosa sola: per sconfiggere la legione c'è un unico modo, sconfiggere Ser Geras. Cioè, è l'unico modo per poter arrestare la legione, ovvero distruggere il titano oscuro.
Illidan cercò la verità e venne accecato da ciò che vide. Cominciava a comprendere il suo destino. C'era un ultimo sacrificio da fare. Destino incompiuto. Difficilmente riconoscibile come il bambino dagli occhi dorati della profezia, Illidan viveva come un rinnegato ai margini di un mondo infranto, ma le sue motivazioni non cambiarono. Non aveva altro obiettivo che combattere la legione e fermare la sua avanzata. Eppure, in un curioso scherzo del destino, non fu la legione infuocata che giunse per ucciderlo. Dobbiamo viaggiare fino alle terre esterne per assistere alla sua ultima memoria. Ovvero The Burning Crusade. Quello che poi conosceremo come Draenor. Perché di Draenor, quello che andremo a vedere adesso, ci è rimasto proprio niente un po'. Ah, giusto, è vero. Con questo avrete un piccolo assaggio di cosa succede quando la legione conquista un mondo. No? Andiamo a prenderci il portale portaloso. Io ormai punto sempre a entrare dentro quello del Lord Am, ma mi ricordo già solo dell'alleanza. E la Madonna. Ah, ma sono le 22. Ah, cioè ti porta direttamente a Shattarat. Sì. Allora questa cosa la vedremo domani. Quindi noi ci fermiamo qua. Questo è quello, è uno dei figli di Xara, tra le altre cose. E quello che lascia la regione lo scoprirete domani. Anche se sarebbe stato più utile farvi vedere questo, ma già... Ah, già, è vero, non potete niente. Però lo vedrete anche quando arriveremo comunque anche qui, alla Valle Torbalona. Quindi, ragazzotti, come sempre, grazie a tutti quanti per averci seguito. Noi ci vediamo domani sera, continuando la storia di Illidan, Gran Tempesta. Vi ringraziamo tutti quanti. Buonanotte e a domani. Arigato.